Ciao ragazze, allora questo è il video tag, come si chiama, che YouTubers 6 che hanno cominciato, fatto insieme Mischrimi Crimi e V4As Makeup, non so proprio come si pronunci, scusami, comunque sono Daniela e Carmen. E allora questo video tag mi era piaciuto molto perché è carino condividere con le tue iscritte il motivo per cui hai aperto il canale, come lo gestisci. Sono aperta a sentire le vostre opinioni se volete. Ci aggiungo un paio di domande di mio alla fine, comunque poi ve le dico. Ho chiesto l'autorizzazione ad entrambe che me l'hanno concessa gentilmente. Allora, quali sono le motivazioni che ti hanno spinto ad aprire il canale YouTube? Allora, io è da tantissimo che voglio aprire il canale, saranno tipo, non so, 6 anni, forse qualcosa di più, quasi 7. Io bazzicavo in un forum. Un forum anche parecchio famoso, insomma, conosciuto, e ci sono stata per tantissimo tempo. Di lì a poco ho scoperto YouTube, molto in ritardo rispetto al resto del mondo, e mi è piaciuto subito. C'erano soltanto video di ragazze americane oppure orientali, così. Però volevo aprire il canale e far vedere un po' le acconciature, la biega e aprire un canale in cui spiegavo piano piano tutto quello che sapevo. Però, come sapete, non volevo farmi vedere in volto, avevo questo problema. E oltretutto, dato che è stato parecchio tempo fa, era anche abbastanza vicino all'esperienzaccia che avevo avuto, quindi non volevo proprio farmi vedere. Ho aspettato, ho continuato a scrivere nel forum per condividere queste cose che mi piacciono, questa mia passione. E ho continuato a scrivere lì, però a un certo punto il forum comincia a diventare un attimino monotono perché si parlava sempre le stesse cose. Perché il brutto dei forum è che nessuno utilizza il tasto, l'opzione, come si chiama, cerca, ricerca i vecchi post. E quindi andava a finire che si parlava quasi sempre delle stesse cose. Cioè arrivavi a un punto e poi ritornavi indietro ai prodotti, la piastra, lo shampoo e non si andava mai oltre. Comunque io quasi tutto quello che ho scoperto, gli ingredienti, la piastra GHD, tutto quanto l'ho scoperto grazie a questo forum, quindi comunque mi è sempre piaciuto molto, però a lungo andare è diventato un po' pallosetto. Poi prima c'erano un sacco più ragazze, poi sono nati tantissimi altri forum e quindi cominciava anche a diventare un po' spopolato. Però non mi sentivo ancora pronta per il canale YouTube. Sono sicura che se l'avessi aperto allora avrebbe avuto molto più riscontro, però non lo so se questa cosa sarebbe stata positiva per me, perché io sono, non sono una di quelle, cioè io vi giuro, non ho aperto il canale per avere popolarità, non esiste. Anzi, questa era la cosa che in realtà mi spaventava. Non che io fossi convinta che sarebbe stato un canale famoso, assolutamente. Io sono partita con l'idea che mi avrebbero seguito se non centinaio di persone, basta. Però tante volte mi immaginavo, metti che invece piace a tanta gente. E per me questa è una sorta di terapia d'urto perché io sono quella che si vergogna, quella che è timida, quella che non vuole stare al centro d'attenzione, che voglio confondermi tra la gente, non emergere. Quindi anche tipo in classe per dire, se io tante volte sapevo la risposta alla domanda, talmente era la paura di alzare la mano che tutti si giravano verso di me che non la dicevo. Cioè immaginate, io sto veramente crescendo tantissimo da questo punto di vista. E niente, quindi questa in realtà è una cosa, è una terapia d'urto, appunto, questa di farmi vedere e sto superando tantissime paure. Se avessi saputo allora di aver molte iscritte, non lo so se me l'avrei creato subito il canale, mi avrebbe un po' spaventata. È stata una cosa così piano piano. Questo per dirvi che non ho aperto il canale per avere popolarità, ma assolutamente e soltanto per condividere quello che faccio. Il resto è venuto tutto dopo e lo sto affrontando piano piano. Se avessi aperto il canale allora sono sicurissima che avrei avuto molte più iscrizioni perché non c'erano canali italiani che parlavano di queste cose, non c'erano proprio. Però ripeto, forse è stato meglio così perché non so se sarei riuscita a gestire con il carattere di allora tutte le iscrizioni che ho, che per me sono veramente tante. Poi ho cominciato a lavorare in parrucchieria, quindi la voglia di condividere è stata sempre più grande, non solo perché ho imparato tante cose nuove, ma soprattutto perché io in negozio non è che parlo degli ingredienti, io, cioè, se a me la cliente mi dice a cosa servono queste goccine di cristalli liquidi e semidilino, io devo dire che servono per nutrire i capelli, cioè questa cosa mi sta uccidendo, devo assolutamente dire quello che penso veramente, e dato che, come vi ho detto, i miei amici queste cose non interessano, avevo bisogno di parlarne con qualcuno a cui fregasse veramente qualcosa. Poi ho visto i canali di Carlita Dolce, di Make Happy, altre ragazze che non si facevano venire il volto, eppure c'era qualcuno che le stava a sentire in effetti, e allora ho deciso di farlo. Il fatto che fossi seguita all'inizio, nonostante non mi facessi vedere, perché comunque le iscrizioni piano piano sono sempre aumentate, mi ha
mi ha fatto molto piacere perché in effetti i canali in cui uno non si fa vedere non sono piacevoli da vedere. Vabbè, non che sia piacevole guardarmi, lo so, però è diverso vedere una che parla e gesticola normalmente piuttosto che vedere un busto decapitato oppure vedere un muro con una mano che si fa vedere ogni tanto. Continuo a ricevere ogni tanto messaggi poco carini al riguardo. Però è andato bene lo stesso. Ovviamente da quando mi sto facendo vedere in volto le iscrizioni sono cresciute molto di più rispetto a prima. Però mi fa piacere il fatto che, nonostante ci siano molti canali che parlano di questo, il mio sia piaciuto a molte persone, nonostante ciò. E soprattutto io, vabbè, devo essere sincera, speravo che quello che piacesse soprattutto era il fatto che parlavo sì della cura dei capelli, però il contrasto tra essere parrucchiera e interessarsi agli ingredienti, perché in effetti, come sappiamo, tanti parrucchieri non si interessano a questa cosa, quindi speravo di creare qualcosa di nuovo, tra virgolette, perché non è poi tanto nuovo, e in effetti vedo che questa cosa, insomma, è piaciuta a molte persone e basta, insomma, io ho aperto il canale per condividere tutte queste cose con qualcuno. Quali pensi siano le motivazioni giuste per aprire un canale YouTube? Quella che ha spinto me ad aprire il canale, ovvero appunto condividere, che siano video di acquisti o di prodotti o di, non lo so, decoupage, quello che vi pare, per condividere semplicemente senza troppe pretese, non puntate in alto, non aprite il canale col pensiero di, non lo so, di avere più iscrizioni possibile perché vuoi diventare partner. Se metti iscriviti, 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 fai pollice in su da tutte le parti quando fai video, è molto probabile che persone non lo facciano. E se ci fate caso, le guru più famose sono quelle più dolci, più umili. Insomma, soprattutto partire un po' con la testa bassa, significa anche non rimanerci male nel caso in cui non andasse bene, ma cercate appunto di non puntare troppo in alto perché qui stiamo parlando di video e nient'altro, non è che state facendo un film con Spielberg. Che collaborazioni con aziende, associazioni e produzioni accetti? Io non ho nessuna collaborazione in corso con nessuno. Non lo so che cosa farei se mi proponessero una collaborazione. Adesso che non mi è mai successo, però ovviamente nelle situazioni te ci devi trovare, però penso che se l'azienda che mi ha contattato magari vende qualcosa che davvero mi interessa provare, recensire, tutto quanto. Se non mi obbliga a dire qualcosa di positivo, no? Come hanno fatto anche Daniela, Lolla, come fanno tantissime, io non penso che ci sia nulla di male ad accettare, però ripeto, mi ci dovrei trovare e non sarei mai comunque una di quelle che accetta tutto, ma ripeto, assolutamente non senza criterio, così, non lo so. Sei partner? Cosa comporta la partnership? Ti va di dirci quanto guadagni? Allora, sono partner, andiamo in fila, dall'estate scorsa circa. La cosa che mi piaceva di più, che mi piace di più della partnership è che puoi sceglierti l'anteprima. È uno dei motivi per cui ho deciso di mostrarmi è proprio questo, perché così nell'anteprima posso metterci quello che mi pare, non la mia faccia, insomma. Se qualcuno mi vuole trovare deve cercare molto bene perché non sono nell'anteprima. Non so se si può dire, come ha detto Daniela, quanto guadagni, non lo so, comunque è una cosa irrisoria. Per farvi un esempio, è meno della metà di quanto io guadagni in una settimana di lavoro part-time, non a tempo pieno, questo per farvi capire quanto ci fai pochissimo. Io ancora non ho ricevuto niente, ma per problemi miei con l'assegno, insomma, cose così. Appena ho ricevuto qualcosa, poi vi faccio sapere che cosa ci farò più o meno. Come reagisci agli attacchi degli haters? Allora, io per fortuna non ho un canale molto bersagliato, ma ovviamente avendo meno iscrizioni di altre, chi ha 10.000 iscrizioni, per dire, ovviamente più commenti aggressivi, ce ne ho avuti. Io non ho quasi mai bloccato nessuno, cancellato commenti. Ho cancellato un paio di commenti che erano quando ancora mi mostravo fin qui, insomma, il mio fisico, tipo sulle tette o cose del genere, che non mi sembravano proprio, non maleducati, però non mi sembravano adatti, allora ho cancellato quelli e basta. Poi ho bloccato un paio di persone, no, mi sembra che proprio ne ho bloccate due sole. Uno mi sta praticamente perseguitando da quando andavo sul forum, è un tizio che vende le piastre di una marca molto famosa. Mi piacerebbe infatti andare al Cosmo Prof proprio per guardarlo in faccia e dirgli sono io quella a cui ho detto queste cose, perché dall'inizio del forum che mi sta perseguitando. E
Avevo anche pensato a sporgergli denuncia perché è veramente rotto, mi stava proprio diffamando. E niente, ho bloccato lui perché ha cominciato a rompermi anche su YouTube, quindi non ne potevo veramente più. E poi ho bloccato e mi ha anche copiato il titolo di un video cambiando una virgola, quindi non posso fare niente, che il titolo non è completamente uguale, non posso fare niente, però è identico, vabbè, lasciamo perdere. E una ragazza che ha incominciato a dirmi perché non mi mostro quando non mi mostravano i video, ma perché non ti mostri? Ma ci sono ragazze che si fanno vedere anche se sono sulla sedia a rotelle, quelle che fanno la chemioterapia. Io adesso voglio dire, ma come ti permetti? Io potrei anche veramente avere problemi seri per non mostrarmi, no? Che non significa che una che è sulla sedia a rotelle non ha problemi seri. Cioè, se lei se la sente, meglio per lei. Io non me la sentivo, allora, cioè, me ne devi fare una colpa? All'inizio ho risposto, senza dire che adesso mi stavo mostrando perché altre ragazze me l'hanno detto, ma questa era particolarmente aggressiva. Io ho sempre detto che non mi sentivo di farlo, bla bla bla. A certe persone che me lo chiedevano molto educatamente, dicevo proprio che c'era un video in cui spiegavo il motivo, se volevano saperlo. Però a queste persone qui non ho spiegato un bel niente, perché se ti poni così non vedo perché io dovrei essere gentile con te quando tu sei alquanto poco delicato. In seguito, insomma, ha cominciato un attimo a rompermi, ha cominciato a rompermi anche in altri video, proprio sul contenuto del video. Ah, ma tu non capisci niente, non ti sei informata. Insomma, alla fine io ho continuato a rispondere, poi ho detto anche perché non riesco a non rispondere. Questo è il brutto. Per questo in certi casi come questi, alla fine cancello, no, non ho cancellato, ho soltanto bloccato in modo che non potesse più scrivermi perché io ci sto male, cioè mi fanno incacchiare da morire. Una volta mi si sarei messa a piangere, avrei fatto proprio una tragedia greca. Adesso invece mi fanno solo rabbia, però non riesco a passare oltre, a non rispondere a questi commenti. Per cui, cioè, per stare meglio io, egoisticamente, ma dato che il canale è mio e ovviamente devo anche difendermi, faccio così perché se io fossi una me ne freghista, dice, senti, fallo parlare, tanto lui è contento così, farei scrivere, basta, però non ce la faccio, quindi alla fine se uno veramente mi tartassa faccio così, ma ripeto, questo è stato l'unico caso, il resto mi pare di no, adesso ci sto pensando, ma no, questo penso che è stato proprio l'unico e quell'altro che mi perseguitava e basta. Poi volevo aggiungerci queste mie due domande, ovvero, riesci a rispondere a tutti i commenti sui video, sul profilo, su Facebook, se c'hai la pagina? Allora, questa l'ho voluta dire perché mi piaceva mettere in chiaro una cosa. Tante ragazze, quando rispondo ai messaggi privati, queste cose qui, mi dicono che bello, mi hai risposto, tutte stupite. Allora, io, siccome in effetti, tornando indietro, quando ancora ero solo spettatrice dei video, in effetti mi succedeva, non so, su 10 messaggi che mandavo, ma non scrivevo tanto spesso, anzi non scrivo quasi mai neanche nei commenti, però se mi succedeva era rarissimo che la ragazza in questione mi rispondesse, veramente mi è successo pochissime volte. E spesso non erano canali, non lo so, tipo Clio, che ovviamente non può rispondere a tutti, non esiste. Erano canali che avevano iscrizioni, che ne so, a certe volte anche meno di 1000. Voglio dire, se tu apri un canale, oltretutto io prima di fare i commenti controllo sempre che la domanda non sia stata fatta, fai video senza rispondere mai neanche alle domande alla fine che ci vuole un attimo, senza interagire, non lo so, sinceramente, sinceramente a me questa cosa non piace, che ognuno faccia come vuole per carità, però io ho aperto il canale con questa premessa, risponderò sempre a tutti finché ce la farò, perché ovviamente sono consapevole del fatto che se il canale arriva a moltissime iscrizioni è veramente impossibile, non è che tipo adesso Giuliana e Clio possono mettersi a rispondere a tutti, cioè magari provano a leggersi un po' generalmente tutti i commenti, ma non possono rispondere a tutte. Lolla, ad esempio, risponde molto spesso, ma non può rispondere a tutte, è ovvio. Io cerco di rispondere sempre. Ci metto un po' di tempo perché mi arrivano un casino di messaggi privati, del tipo che colore devo fare, il sole, come devo dire al parrucchiere, se devo fare questo taglio. Ho capito che riesco a rispondere un po' a tutte, perché faccio così. Se io ho del tempo libero, che posso dedicare un po' a YouTube, no? Tipo adesso ho 20 minuti, invece di girare un video, rispondo ai commenti che mi sono rimasti indietro, magari, cioè giro il video quando comunque sono non proprio a paro, ma che comunque non ho tipo, non lo so, 300 commenti a cui rispondere. Faccio così più o meno, cioè io consiglio anche questo a quelle che vogliono aprire un nuovo canale, perché dovete interagire un pochettino con quelle ragazze che si sono iscritte al vostro canale, è anche un modo per ringraziarle. E l'ultima domanda è, fai concorsi o giveaway? Io ancora, come sapete, non l'ho mai fatto, è ormai un anno e mezzo che sto qui, quindi perché volevo evitare che qualcuno magari sta lì a pensare, ora questa è
tirchia, prendo i soldi della partnership e non li ricondivide con noi. Non ho ancora preso niente della partnership proprio per dei problemi con l'assegno, non c'entra niente YouTube. È suonato il citofono e non ho potuto finire di girare il video, è passato un giorno ma mi sono vestita uguale per non traumatizzarvi. Allora, comunque, stavo dicendo che non ho fatto un corso di giveaway, che ancora non ho preso i dindini di YouTube, però appena riesco, insomma, a prendere questi soldini, ovviamente farò un concorso. Finora non è che non ho fatto niente, insomma, lo so che non devo giustificarmi, però mi fa piacere, insomma, dirvelo. Io avevo adottato un po' la filosofia del fai il regalo non pubblicamente, quindi avevo fatto già dei regali ad altre persone, a 4-5 persone che mi seguono, con cui mi scrivevo, quindi non solo persone che mi seguivano e commentavano sempre, persone con cui sono diventata anche un po' amica virtuale, quindi ho fatto così. Però fare un concorso o qualcosa di pubblico è un modo per ringraziare un po' tutte, nonostante poi il regalo vada a una o due persone, sì e no. E volevo farlo, insomma, prendendo questi soldini, perché volevo fare un bel regaluzzo, insomma, non volevo fare proprio una cavolata. E vi dico già da subito che a me, quando estrai a sorte, insomma, non mi piace. Mi piacciono o i video con i concorsi, insomma, con i video, con le slide, oppure sempre tipo giveaway, però con i commenti in cui uno sceglie, magari come ha fatto Lolla, che scrive la frase di una canzone. Mi piace comunque sceglierlo, non per scegliere chi voglio io, però non mi piace estrarre a sorte, perché magari il regalo va veramente a una che si è iscritta al canale solo per questo, e sì, può succedere comunque. Estrarre a sorte non mi è piaciuto mai, anche perché io sono stata sempre sfigata, tipo mi estraevano soltanto durante le interrogazioni, per il resto io sono sfigata in queste cose. E basta, e se avete notato qualcosa di diverso in questo video, non so se riuscite a notare la differenza. Su Facebook ho già raccontato qualcosina, comunque faccio a breve la review di queste cose qui, avete capito cosa sono. Non sono assolutamente le extension fisse, che come sapete a me non piacciono, però farò comunque una review a più presto. E niente, spero che vi sia piaciuto questo video, che le spiegazioni vi siano sembrate plausibili, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutte!